Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, il Ministero della Vita. Bentornati nel salotto di Anna. Questa sera abbiamo un ospite che, come si dice in gergo, è tanta, tanta, tanta roba. Cioè è veramente un pozzo di conoscenze, è un pezzo di storia, è veramente un personaggio che ha lasciato molto già nel passato e ancora continuerà a lasciare cose importanti per l'evoluzione dell'uomo. E noi di Focus 3.0 siamo veramente molto onorati di averlo con noi. È una persona molto molto gradevole e ve ne accorgerete. Eccolo qui, è il nostro carissimo Umberto Di Grazia. Veramente buonasera. Ti ringraziamo. Tutti noi ti ringraziamo, anche Enrico Ballantini, tutti i nostri cari amici che stanno già arrivando, sono già tanti, erano tutti lì in attesa che partisse questa diretta, grazie, grazie infinite ai nostri amici di Facebook e ai nostri amici di YouTube che ci seguono sempre con costanza e grande partecipazione e grande affetto. Umberto, ho anticipato in gergo un po' sportivo, un po' studentesco, abbiamo con noi un personaggio che è tanta roba, cioè sei tanto, 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 sei veramente un pezzo di storia, ma sei una parte molto importante del percorso della conoscenza, ecco, dell'uomo, e hai avuto l'opportunità di sperimentare, di capire, di ricercare, di andare, tra l'altro in realtà molto avanzate per quanto riguarda la ricerca, dove si fa veramente la ricerca e la si fa anche, ecco, no? In modo molto avanzato, appunto. E quindi insomma, se i nostri amici avranno letto nella tua biografia, no? Un ricercatore psichico sensitivo, insomma la tua storia è già curiosa sin da piccolo, vero Umberto? Perché tu già da piccolo, no? Certo. Iniziavi. Ma io da piccolo, appunto, c'era la guerra, stavo a Torino, città che tu conosci bene. È la mia città. Mio padre era un pilota, ha fatto tutta la carriera fino a generale, anch'io ho fatto l'ufficiale, poi sono andato via in aviazione. Però di fronte a certe mie manifestazioni spontanee avevo paura. Perché la prima volta che mi ha portato a vedere delle armature medievali c'era un elmo messo su un piedistallo e io avevo 3 anni e mezzo. E allora spontaneamente dico a mio padre, molti scienziati, scusa, dicono che questo è successo perché io sono nato prima dei 7 mesi. Perché non so se è chiuso, non so che, non so che cosa. Però il mio problema vissuto è che moltissime persone hanno fenomeni particolari, cercano aiuto e sentono solo delle teorie varie. Io per capire bene delle cose ho dovuto proprio lottare con me stesso, con la paura di chi mi stava intorno, con il quartiere, con tutti. Alla fine ho compreso che sono nostre potenzialità, come diceva tutti i grossi scienziati, sulle SIDI, no? Le famose SIDI. Sì, Patagnali, sì. Ne parlavamo appunto prima di andare in diretta. Quando tu cerchi la consapevolezza, la coscienza che unisce, quella vera, profonda, perché siamo tutti parte di un'unica struttura, poi vi dirò perché l'ho capito, perché lo vivo, piante, animali, tutto, insomma, comunque, arrivano queste potenzialità oltre i 5 sensi e tu le devi saper controllare, devi andare oltre, devi controllare il tuo ego, devi controllare le tue paure, perché altrimenti non continui a camminare, ti fermi, le SIDI, no? E io da piccolo, 3 anni e mezzo, racconto la storia di un elmo che con mio padre, che lì perlesso, dicendo, ah, no, quello è mio, l'armatura non si è trovata, ho mandato l'elmo a mia moglie, che stava nel castello, che con l'elmo, se glielo mandavo, doveva scappar via. Insomma, in poche parole. Mio padre pensava che tu stessi a fantasticare, insomma. 3 anni e mezzo, non so. Già aveva paura perché quando camminavo davanti in casa, davanti alle radio Marelli,
sì. E la presa, la spina era staccata, queste si accendevano. Allora, pensa io, insomma, l'alleata... Ma tu ti spaventavi, Umberto? Tu ti spaventavi quando... No, io volevo capire. Poi tornando all'Elmo lì a Torino, mio padre, con la testa da ufficiale, chiama il custode ed era tutto come avevo detto io. E poi tanto per dargli un'altra emozione... I riscontri, sì. Sì, lì a Torino i regali li porta, no, Babbo Natale. E io ero preoccupato perché a Torino, in via Moretta, dove stavamo, non c'era il cammino, non c'era niente. Allora mia madre stava sempre a pulire, dico: mamma, ma se viene Babbo Natale con le renne, quello che ti sporca il pavimento, come fai? Ma dove viene Babbo Natale? Mi fate aspettare la mezzanotte che viene Babbo Natale. Insomma, io aspetto la mezzanotte con loro nella stanza accanto, la cucina. Mezzanotte nella stanza preposta all'arrivo di Babbo Natale con le renne, si sente un rumore incredibile. Io scappo e dico: Babbo Natale, Babbo Natale. E c'era la tenda che si muoveva, no? Poi ho capito nel tempo che era un fenomeno pick-up, ossia nel senso che la mente, quando è libera, agisce sulla materia, cose poi scoperte. Spieghiamo ai nostri amici che, perché per te è normale, insomma, per chi un po' pratica queste cose, sa cosa vuol dire fenomeno pick-up. Allora, andando in giro per il mondo, comunque finisco l'affare di Babbo Natale. Sì, e poi dopo spieghiamo cos'è ai nostri amici, perché Insomma, almeno. io scappo, c'è questo momento dietro la tenda, i miei genitori, mio nonno, mia nonna, fermi sulla porta che avevano paura, si stacca Bastone. tutto quanto, Bastone. la mantovana con il bastone e tutto, addirittura, e sotto c'era il regalo. Allora, la faccia di mio padre, per me un eroe di guerra, un uomo stupendo, fantastico, che si spaventava, non capivo, non capivo. E così tutte cose spontanee, ricordi di varie epoche, quello e quell'altro. E per me tutto questo faceva parte non so di che cosa. E quindi ho cercato, ho continuato a cercare. Tornando poi agli studi reali, che ho potuto toccare con mano in America, perché mi sono trovato a lavorare con un gruppo importante, il Mobius, che usava le persone ponendogli intuitive con delle domande. Queste persone fra di loro non si conoscevano, avevano delle sigle, R1, R2, R9, no? Poi arrivano delle buste che ho qui con delle domande, ognuno rispondeva. Quindi ricerca di cose archeologiche, ricerca di assassini, anche in criminologia. Ecco, in quali ambiti vi muovevate? Quindi voi eravate un gruppo di persone, di Noi eravamo un sensitivi, gruppo di persone. alle 14 persone, Un gruppo? Scusami perché è andata via un attimo. dalle 9 alle 12 Sì. persone nel mondo, e ci arrivavano delle domande. Per esempio, in criminologia, una impiegata di un ufficio postale che erano entrate, avevano rapinato e questa era morta, a noi, ognuno del nostro gruppo, ci sono arrivati dei pezzi di stoffa del vestito, degli orecchini che c'aveva d'oro e delle domande. Quindi la cosa importante che si può fare è come porre le domande, perché si sa che non è che si indovina sempre, ma che la persona motivata per capire, per aiutare e dare consapevolezza che siamo ben diversi da quello che ci hanno fatto credere per una serie di fatti, rispondevano spontaneamente. Poi, se le risposte si sovrapponevano a quelle degli altri, incominciava l'indagine. In questo caso si sono sovrapposte, questa dell'impiegata, e si sono trovati gli assassini. Quindi si lavorava per le ricerche archeologiche, per la scoperta di tesori o persone scomparse. Insomma, era molto vasto il discorso. In criminologia, io in Italia ho fatto delle cose con Francesco Bruno. E come no?
hanno fatto pure dei servizi, però quello che ho trovato in America era proprio l'organizzazione, proprio il fatto, vedi, di saper come impostare il discorso. Vedi, qui sono le buste, no? Che dove vi mettevano, vi inviavano le domande. Sì, quindi poi le domande, ognuno apriva una busta per volta e c'erano delle domande, no? E cioè, questo è per i voli spaziali della Columbia, quindi un lavoro importante, in cui si era detto che ci sarebbe stato un incidente, però non abbiamo detto che tipo di volo, però il tipo di incidente più di uno l'ha detto. E quindi, andando avanti in questa cosa, con delle cose che ho prodotto, mi sono trovato dopo 8 giorni, da quando avevo previsto un attentato importante a un presidente, mi sono trovato in America. E trovandomi in America ho visto che c'era proprio un lavoro, la tecnologia, le università che lavoravano su queste cose. Quando poi, dopo anni, hanno levato il top secret delle persone che avevano partecipato a degli esperimenti, quindi prima R1, R2, R3, R9, eccetera, si è scoperto che con noi c'era Anthony Hopkins, Crichton, quello di Jurassic Park. Jurassic Park. Sì, poi c'era un pittore e poi persone normali, c'era un maestro importante di spiritualità indiano. Insomma, ci siamo trovati con persone normali, con persone conosciute, Nelson, insomma, ma tutti con umiltà, con un fatto di dire, ma insomma, non abbiamo solo 5 sensi, i sensi sono infiniti. E vedere le applicazioni, io nel sito ho un lavoro, il primo lavoro di teletrasporto dell'Air Force americano, dove viene preso in considerazione il potere pick-up, chiamato, della mente, e torniamo al discorso. Ecco, primo, spieghiamo appunto il pick-up. Materia, ossia, cosa si è capito? Si è capito che se tu lavori, sei motivato e hai la consapevolezza che quello che tu vedi non è tutto quello che c'è, tant'è vero che insomma non è neanche il 7% di quello che arriva dal campo elettromagnetico del sole, c'è dell'altro. E se tu vai avanti con umiltà, vai avanti non sentendoti un guru, ma sentendo che sei parte di un gruppo, e questo si è capito benissimo nelle precognizioni già studiate da Aristotele, siamo 384-322 avanti Cristo, che c'ho tutti i riferimenti, anche dove trovare i suoi studi. Insomma, si è capito che noi, prendendo consapevolezza delle nostre potenzialità e controllando appunto l'ego, non sentendoci chissà chi, ma parte di un qualcosa di più vasto da scoprire, tu interagisci sulla materia, nel senso che modifichi delle strutture fisiche, ma anche in laboratorio. Noi abbiamo lavorato a distanza con un gruppo che ho preparato, no? In cui gli scienziati ci hanno chiesto di modificare le spirali dei campioni di DNA o levare l'arsenico dall'acqua. Abbiamo lavorato sul lago di Vico con un sistema ben congegnato e dei controlli scientifici, eccetera, eccetera, e abbiamo migliorato il pH durante questo esperimento. Quindi pensate, trovando un equilibrio che è spinto dalla volontà di conoscere per unire, non per isolarci, no? Tu puoi controllare anche il tuo corpo, anche le tue malattie. Io quando sono stato in contatto con questi ricercatori globali accettati e finanziati, ho visto che loro facevano per esempio una respirazione particolare, no? E quella che c'è, che tu hai respirazione 5-5. Sì, è una respirazione chiamata 5-5, che consiglio a tutti,
Io l'ho portata negli anni Ottanta, adesso la chiamano Respiro di Dio, vabbè. Comunque, Dio mettiamolo sempre più avanti, insomma, nel senso, non lo riduciamo. Il concetto è che se voi tirate fuori l'aria, bastano 3-4 minuti al giorno, soprattutto prima di dormire, e inspirate per 5 secondi, e senza pausa, espirate per 5 secondi, lo fate per qualche minuto, attivate il parasimpatico, no? Per cui, sistema che... per cui il più del cuore, che unisce cuore col cervello, no? Va nel cervello e mano a mano ci vuole tempo, ci vuole costanza, non è un fattino della lampada da letto, ci vuole metodo. Noi diventiamo più intuitivi, diventiamo più efficaci, riusciamo a capire, esempio, che se le cose non vanno bene dobbiamo guardarci bene intorno. Molte persone hanno cambiato delle cose perché invece di uscire alle 8 da casa sono uscite mezz'ora prima, hanno incontrato menti, gente diversa, non so se riesco a spiegarmi. Noi siamo tutti in una frequenza antica, chissà da dove arriva, basta vedere, analizzare nella pancia delle nostre matri, no? Quando vengono fecondate, che la prima struttura che si forma è il cuore, e questo cuore, queste cellule si uniscono e dopo poco arrivano 50.000 miliardi di cellule con 75 megabyte di informazione che sanno quello che devono fare, come posizionarsi, l'orecchio, l'occhio, il naso. Quindi noi non siamo mai soli, e la mente che controlla queste cose non è il cervello, è tutta l'essenza, non solo noi, ma chissà che altro. Quindi la spinta di non fermarsi mai, di conoscere, mi ha portato a toccare con mano, a vedere esperimenti importantissimi che qui in Italia, se vengono fatti, sempre molto in silenzio, a parte gli esperimenti con Francesco Bruno che abbiamo fatto, eppure anche in Italia potrebbe essere utile radunare persone intuitive, ma proprio intuitive come inizio. Il concetto sono viaggiatori che cercano di conoscere per dire e per far comprendere alle persone che la logica dualistica è il primo gradino di un viaggio che deve rispettare, non deve andare in fuga, dice ah no, non ci credo, no, deve rispettare. Ossia, il semaforo è verde, io non lo attraverso, è verde per le macchine, dicendo sono energia, no? Ok, è il primo gradino, ma non ti devi fermare lì. Tant'è vero che quando si diceva e viene trasmesso venite a me come bambini, è perché prima della pubertà i due emisferi sopra, sotto sono uniti, ma sopra i due emisferi comunicano fra di loro, per cui... E questo lo disse pure Einstein, noi nasciamo con un grande dono che è l'intuito e con un servo che è la logica. Abbiamo trasformato il servo in dono, no? E il dono in servo. Ed è vero, noi abbiamo un problema, dobbiamo distrarci, non dobbiamo ripeterlo continuamente. Sì, si soffre in quel momento, però non alimentiamo i fatti negativi. Distraiamoci, abbracciamo gli alberi, fate qualsiasi cosa, danza. Ecco, perché è importante, Umberto, è importante riuscire a capire qual è il potenziale dell'energia della nostra mente. Certo, che è senza fine. Adesso, sai, certi esempi non li posso fare perché se la gente non li vive, divento non credibile, però tutti gli studi, ti ripeto, su anche cosa fare per aiutare, ecco, questo è uno studio della Princeton University, no? Come le forze appunto psichiche sono la base per dei sistemi di guarigione, di guarigione intenzionale, ossia nel senso, io non sono la malattia, io sono una struttura, no? Che può avere appunto dei problemi, ma
se non ci aiutano a far emergere certe nostre reali potenzialità, che guarda te, mi hanno ricordato, quando ho cominciato a capire questo collegamento con dei fatti reali, mi hanno ricordato il paradiso terrestre, no? Quando animali, tutti comunicavano, il mito del paradiso terrestre, comunicavano fra di loro, no? Non c'era fatica, non c'era questo, insomma è un mito da approfondire rispetto a un viaggio nostro interno, perché noi, in base a dove viviamo, con la pubertà poi, se siamo in una società molto materialistica, molto, no, che sta molto attento alla logica, quello e quell'altro, prevalentemente agiamo in quel modo. E se una società invece che lascia spazio all'intuito, al mito, quello e quell'altro, l'altro emisfero non si atrofizza, non diventa, diventa prevalente. Ma adesso ti dicono un emisfero vede il tutto, l'altro emisfero vede il dettaglio. Al di là delle definizioni, se noi non usiamo l'intuito, la fantasia, e poi vediamo con la logica se si può concretizzare quello che abbiamo intuito, ci blocchiamo. Io mi ricordo all'università, qua, no? Quando c'era la Masciotti, e Mara Magri, tutti quanti, e fece una conferenza su appunto questi elementi, e bisogna tenere presente Heisenberg, che disse, che studiò, che fra te e l'oggetto che studi non c'è il vuoto, non c'è nulla. Certo. E così fra me e te, fra me e persone che non conosciamo, e poi con le precognizioni, stiamo parlando di università, di, insomma, di cifre enormi. C'è Jessica Hass, che l'ha studiata all'Università della California, proprio per finanziamento del governo, e disse: guardate, tutte cose che esistono, ma la precognizione ti fa capire come siamo veramente collegati, perché certo, una persona che in quello che il nostro, la nostra logica ti dice futuro, vivrà un fatto emotivo forte, terremoti, quello, qualsiasi cosa, chiede aiuto, e siccome la mente come energia è superiore alla luce, più veloce della luce, e noi lo percepiamo prima, molti di noi lo percepiscono, tantissimi, ma questa informazione non emerge a tutti, a poche persone. Poi quelle persone, quando gli capita questo, vogliono capire bene dove, come, quando, tutti questi elementi, e lavorandoci sopra si è capito, qualcosa si è fatto di positivo. Quindi sapere che fra le persone che stanno dall'altra parte del globo e hanno un problema, non ci sono confini né mentali né geografici né spaziali, che proprio sono veramente un orrore, no? A parte i 20 miliardi di animali che ammazzano ogni anno. E insomma, c'è il collegamento, si cerca aiuto, invece ecco fatto quello che viviamo, no? Viviamo cose molto pesanti che ti rendono insicuro, non ti permettono di andare avanti. E invece dico alle persone: guardate, ci sono metodi, ci sono dei modi da fare. Questa respirazione che vi ho detto, la 5-5, vi aiuta, è uno degli elementi, ma non è che la dovete fare... Ho fatto una domanda, Umberto, vuoi rispiegarla di nuovo, questa respirazione? Se sono chiedendo... Allora, delle respirazioni lo sapete. Scusa un attimo, voglio solo dire ai nostri amici che se voi guardate nel sottopancia c'è l'indirizzo del sito www.coscienza.org. Se voi andate lì trovate tutto, va certo, bene? Certo. Ecco, quindi trovate anche le respirazioni 5-5, giusto? Sì, poi ci sono anche dei filmati che... Ci sono anche altre cose, ecco, quindi... Allora, noi sappiamo da sempre, c'è stato tramandato, no? Il fatto che il respiro è importante, no? Guarda, no? Tutto l'Oriente, quello e quell'altro. Non a caso entriamo in questa dimensione inspirando e andiamo in altre dimensioni,
poi se volete vi spiego una teoria che per me oggi è una giusta, poi domani magari cambia. E espiriamo, ma l'energia non muore mai, cambia di frequenza. E siccome la nostra energia è misurata da scienziati veri in milioni di anni luce, cosa significa questo? Significa che non è che parliamo di vite precedenti, parliamo di dimensioni sovrapposte e vite contemporanee. Non so se il discorso è chiaro, no? Io mi ricordo un grande ricercatore, Vittorio Marchi, che dicono che è caduto dal balcone, comunque non c'è più. Sì. Che appunto diceva... me lo ricordo. Ecco, morte, ecco la... Marchi. È qualcosa di diverso da quello che ci hanno fatto credere. Adesso, al di là dei sentimenti, al di là dei fatti umani, come energia... Siamo un qualcosa da scoprire, ma se non abbiamo, mi ripeto, degli intenti precisi di unire, allora ci blocchiamo, questa è la garanzia. Ok? La riflessione 5-5, che cosa fa? Allora, qualsiasi sia la vostra situazione, quando vi sentite in crisi o prima di andare a letto, fate questo tipo di respirazione, questo ritmo che io ho visto fare in America, in Australia, in po' giro per il mondo, ed è utile. Perché? Perché questa respirazione unisce la memoria del cuore, che sa come intervenire su tantissime cose, attraverso il parasimpatico, nel cervello, e quindi poi noi abbiamo spontaneamente delle soluzioni. Attenzione, queste soluzioni però sono basate non sul possedere il volere, ma sul crescere, sull'unire, sull'aumentare le nostre difese. Allora, questa respirazione, tiro fuori l'aria, inspiro 5 secondi, senza pausa, espiro 5 secondi e lo rifaccio per qualche minuto, ok? Chiaramente i tempi in cui potete vedere un qualcosa che sta migliorando, sia come intuito, sia come energie, sia come... e cambia da persona a persona, questo non si può prevedere per tutti, però funziona. C'è chi ci impiega 15 giorni, più un mese, più due mesi. Il punto è essere costante. Umberto, dimmi. Scusa, il fatto di fare in continuazione, no? Per un certo periodo, per qualche minuto, cioè voglio dire, non si va in iper ventilazione. No, lo fai per 3-4 minuti, non è problema. Sono sì. Tutte pause, questa è come un'altra cosa che ho visto fare gli aborigeni, no? E quando sono stanchi si toccano con la mano, no? 4 punti. Uno questo, se andate qui c'è un puntino che fa male, ve lo cercate. E questo libera l'energia dalla testa all'ombelico, dalla parte opposta. E poi fanno qui, e questo libera l'energia, quindi noi ci ammaliamo per carenza di energia, no? O sì, perché è troppo parte c'è una... Allora, c'è questo punto che fa male e sono 2 punti. Dall'ombelico in giù, no? Adesso mi devo alzare, si deve... Dall'ombelico in giù? Guarda, dall'ombelico in giù devi vedere dove è il capezzolo. Se sei una donna abbondante, no? È uguale, sempre il capezzolo, e vai giù. Quindi o seno o non seno, vai giù all'attaccatura qui del seno, no? Poi distendi la mano e vai nelle costole e qui, se cerchi, c'è un altro punto che fa male perché trattiene l'energia qui, che va giù, dall'ombelico in giù. E lo stesso fate da questa parte, dall'altra parte. Ecco, queste cose qui le ho viste fare, no? A persone che ci accompagnavano in certe missioni,
per scoprire con gli aborigeni certe loro usi e costumi. Noi eravamo giovani ufficiali, tartarugati, eravamo stanchi. Questi si fermavano, facevano questo, no? A me ha ricordato un po' i segni della croce, queste cose qui. Toccavano questi punti e riprendevano energia. Allora, ma ti pare che io sono dovuto andare in giro per il mondo per cercare di vedere delle cose che già avevo dentro, soltanto che vedendole esterne, e questo vale per tutti, no? Uno prende consapevolezza che c'è dell'altro e questo viaggio è infinito. Mai fermarsi. Nella porta magica di Roma, che abbiamo studiato tanti anni fa, quando non era protetta, c'è un portale, una porta, di lato sono due statue di una divinità egizia, Bes, che protegge chi va a fare le ricerche oltre il visibile. Ma la cosa importante è che sulla soglia, no, è inciso, che è una frase palindroma, la legge da tutte le parti, si sedes non is, ossia se ti fermi non diventi. All'incontrario, no? Si sede, non is, is se non sedas. Allora, mai fermarsi, mai fermarsi. Io ti dico, vi dico, ho fatto degli esperimenti che poi mi sono meravigliato pure io, ma anche in zone di guerra, di guerriglia, ossia come comunicare con l'aggressore, ma su questo naturalmente ci vuole molta esperienza, ci vuole molta voglia di capire che la persona aggressiva è una vittima, che crea vittime e che si dovrebbe intervenire anche in altro modo, insomma. Questa è una riflessione molto contemporanea, caro Umberto. Amica mia, ma ti dico, nei viaggi che ho fatto, guardando la persona, trasmettendo forme e pensiero, senza mettere le parole, attenzione, attenzione. Il metodo, per uno degli aspetti di un metodo, comunque è nel sito anche questo, per mandare un'informazione alla parte profonda e essere aiutati, c'è da capire che oltre la logica, oltre la corteccia, dove c'è la parola dualistica, con un valore dualistico, bianco, nero, no buono, cattivo, la parte nostra profonda non capisce le parole. Non le capisce. Per cui se io penso sempre in negativo, no? Sempre in negativo, sono aggressivo, per una serie di motivi, la parte profonda, dopo un tot, faccio un discorso adesso perché dovrei parlare di biochimica, dico, però, per semplificare, la parte profonda dice, oh, di sopra vogliono questo, e tu ti incapsuli, rimani lì fermo. Allora, qual è il metodo? Il metodo è abituarsi a visualizzare, no? Partendo dalle parole, per non mettere poi le parole. Ossia, io vedo un fiore, no? Chiudo gli occhi. È chiaro che per un po' mi rimane, perché è una funzione fisiologica dell'occhio che manda il segnale. Però se io mi dico, deve rimanere di più, deve rimanere di più. Noi abbiamo iniziato con le candele accese, che guardavamo la fiamma, no? Quando dico noi, dico appunto questi gruppi sparsi nel mondo e poi anche mia madre, vedendo quello che facevo io, si è messa anche lei a fare queste cose, avendo dei risultati interessanti. Quindi io vedo la fiamma, vedo il fiore, vedo la fiamma, chiudo gli occhi e dico deve rimanere di più. Io questo l'ho poi applicato quando riuscivo a trattenere di più la fiamma, senza dire fiamma. Perché se io chiudo gli occhi e dico fiamma, scompare. Scompare, certo. Capito? Così se io vedo quel fiore e dico deve rimanere di più dentro di me, chiudo gli occhi, non dico verde, fiore, me lo disegno dentro. E se mi vengono le parole, allora dico camion, autocarro, sindacato, se ammetto una parola diversa. Facendo questo, no?
e su questo poi dovrei parlare, che il corpo poi comunica attraverso dei segni, dei simboli, ma questo... Questo, Umberto, vogliamo, guarda, c'è qualcuno che ha scritto, no? Che ha già letto nei nostri intenti, perché ha detto, ah, però dovrebbe, Anna lo dovrebbe, spero che lo inserisca tra i docenti, già fatto. Abbiamo già parlato con Umberto, certo. Con la nuova stagione, sarà un docente della Lux, quindi, certo. Verrà a insegnare da noi, e quindi con la nuova stagione da settembre, sì. Avremo... Ah, quando compio gli anni, vedi? Ecco, e festeggiamo, così ti festeggiamo. Anche, ma vi porto i protocolli, vi faccio vedere sì. Quelli che sono stati i risultati, perché... Facciamo un bel programma, Umberto, come ci siamo detti. Ovunque, da New York Times a tutte le cose del mondo, qui niente. O credono troppo e vanno in fuga, o negano a priori. Certo. Questa è la situazione. Noi siamo nati, ci dobbiamo lavorare sopra, insomma. Ci dobbiamo conoscere, è un nostro diritto dovere. Ma insomma, io possibile, come ti dicevo prima, nel pilotare i sogni, insomma, nel mondo antico curavano con l'oniromanzia. Ma andiamo ad Aristotele. Aristotele, 384, mi pare, 322, che ha studiato i sogni, ha studiato che attraverso i sogni c'è la telepatia, c'è la comunicazione con altri esseri, c'è l'aiutarci. Aristotele, ecco qua, 384-322. Su Naturalia parva dei sogni e della veglia e della predizione attraverso i sogni. Edizione accademica di Berlino, 1831, terzo volume, pagina 236. E poi nei sogni la telepatia. Telepatia significa trasmissione di pathos, di emozioni, non parole, nella telepatia. E noi ci abbiamo fatto la guerra fredda, ci abbiamo fatto una serie di cose. Tutti fatti che servono non a persentirti il guru o il, se ti esposti, il canguru, no? Canguru. Ma una persona che cerca di capire il perché siamo qui, il perché non ci aiutano a scoprirci, a capire che siamo tutti uniti, siamo tutti parte di una stessa struttura. Io quando ho studiato che i moscerini delle mele hanno le stesse cellule staminali dell'essere umano, ma sono tanti anni fa, e dico, ma possibile che non ce lo dicono? Possibile che ci abbiamo tutti questi confini? Ma ragazzi, io quando ho fatto l'ufficiale, tante cose non le posso dire naturalmente, ma tutta la corsa agli armamenti, a quello e quell'altro, quando ci sono delle strade ben diverse e sono state usate, ci sono state, però sono piccoli gruppi, perché quando c'è il denaro per il denaro, guardate Emerson della Stanford University, che dice una civiltà basata sul denaro è destinata a distruggersi. Bisognerebbe invece, quello che fate voi, quello che sto facendo io da quando ho capito fin da piccolo che c'era qualche altra cosa, no? Se invece uno fosse aiutato a riscoprire le potenzialità dei propri sensi, cominciando dai cinque e andando a fine agli altri, piano piano, mano a mano, avremo una società basata sullo scambio, basato sull'aiutarsi, cosa che già avviene, ma avviene in modo silenzioso, la gente chiede aiuto. Non tutti lo percepiscono, ma se noi formiamo un gruppo e seguiamo i modelli del Mobius con le buste, dopo un po', aiutando le persone a prepararle in un modo coerente, sviluppiamo, certo. Allora vedrai che tutto questo che è stato già fatto e dimostrato funziona. Sì, difatti penso che sia anche... Sovente noi ci ritroviamo anche a parlare proprio del potere creativo della mente e quindi di quanto sia importante adesso riuscire proprio a creare, insomma, le famose egregore, insomma, no? Questi grandi campi
di energia, cioè che dobbiamo creare per contrapporci a una realtà. È automatico, guarda, vabbè, poi ci diremo delle cose, ma perché c'è gente che sta lavorando anche con tecnologie, sono capite tantissime cose, come certe frequenze non ci aiutano, cioè, e come rimediare a questo. Quello che io dico a tutti, no? Perché l'ho visto sul campo, è quello che vi ho detto prima, ossia, attenzione, molta umiltà, fatti concreti, dimostrati, non fatti, e da lì andare avanti. Però abituare le persone al dialogo interno senza le parole, è tutto il metodo, insomma, noi non abbiamo, insomma, ma ti rendi conto che è uscito anche su dei giornali internazionali questi nostri test fatti in Italia. Insomma, levare l'arsenico da dei campioni d'acqua a distanza, secondo la logica. Ecco, parliamone di questa cosa. Allora, raccontala un po' come è andata. Allora, in base a quello che ho visto in giro per il mondo, ho preparato un gruppo di persone con il metodo, con quello che abbiamo detto fino adesso, e abbiamo fatto vari test. I primi test che abbiamo fatto era quello di, da dei campioni d'acqua con dei veleni dentro, insomma, lì era un ciglione, e dovevamo cercare di levare questi veleni che stavano dentro quest'acqua. Ronciglione, in provincia di Ronciglione, Viterbese. Viterbo, esatto, ecco, perché tu sei originale, no, di Viterbo. Io sono nata a Viterbo perché durante la guerra mio padre stava lì all'aeroporto, mia madre era andata in una torre sopra a mettere i panni ad asciugare, scendendo le scale è caduta, e io sono nato prima dei 7 mesi, in quel periodo. Ecco perché tu dici anche eri strano, perché eri nato prima. Difatti, tanti che dicono ancora questo. Ecco. Non si sa, non è detto. C'è gente che è nata a 9 mesi e che però ha anche, È no? lo stesso, sì, non è quello. E quindi ritorniamo al lago e all'acqua. All'acqua, con l'arsenico, con questi campioni, in laboratorio, e c'è tutto il lavoro, no? Nel sito. Passate, che basta che andate a vedere il lago di Vico, il DNA, tutte queste cose, avrete tutte le spiegazioni scientifiche. Avete tutta l'estate per andare a scandagliare il sito di Umberto di Grazia, così vi presentate a settembre un po' preparati, già, un po' Molto preparati alla Lux, eh? ma insomma, in poche parole, ho detto alle persone quello che ho detto adesso, di visualizzare, pensare cose positive, pensare all'acqua che esce dalla roccia pulita, perché poi l'acqua si autopurifica, ossia se l'acqua ha dei problemi attraversa la roccia, dopo tot metri si purifica da sola, dipende dal tipo di terreno. Quindi quando esce che non è purificata c'è qualche problema, è chiaro questo. Però il fatto che l'acqua si autopurifica mi ha fatto sovrapporre il fatto che noi siamo prevalentemente composti da acqua, 70-80%. che è la stessa proporzione di acqua che c'è nel pianeta fra mari, laghi, fiumi e torrenti. È Allora, bellissima questa. è tutto collegato. Allora, perché non attraverso delle immagini? Ossia, ognuno ha un suo metodo per cercare di distrarsi dalla confusione, dalle paure indotte in vari modi, no? Attuali, ripetute, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, il sistema è la respirazione, rinforzare le proprie energie, farle fluire, visualizzare sull'acqua, e questo test dell'acqua, con queste persone. Erano neanche una trentina, dalla Spagna alla Sicilia, che avevo seguito e ho preparato, hanno fatto le analisi e non c'era più l'arsenico.
Allora ci hanno fatto esperimenti su modificare le spirali del DNA. Qual è stato il problema? Andate nel sito, andate a vedere un nostro amico con cui stavamo aprendo un ospedale che è andato oltre il visibile, Giuseppe Genovese, che ha fatto esperimenti col DNA, no? Ti prende un elemento del DNA, lo porto lontano da te, tu sei triste. Allora, miliardi e miliardi di spirali del DNA si stringono e si allungano. Allungano. Vai a capire poi che cosa succede, cosa porta questo collegamento con altre strutture, cose del genere. Quando invece ti distrai, ridi, superi il fatto negativo, se è in diretta l'hanno fatto, simultaneamente, allo stesso momento, cose che ti fanno ridere, invece le spirali del DNA si allargano e si accorciano. E questo sembra che sia estremamente utile per tutta un'altra serie di cose. Va bene? Stanno chiedendo una cosa, Umberto. Dimmi. Come, cioè, voi che cosa facevate? Visualizzavate l'acqua pulita? Stanno chiedendo. Immaginavate che ci fosse dell'acqua pulita? Come avete fatto a ripulire? Abbiamo fatto Stanno questo. chiedendo. Le persone hanno pensato a cose positive, hanno visualizzato l'acqua che usciva dalla roccia purificata prevalentemente, quindi hanno visualizzato questo che trovi anche nella tradizione biblica antica col bastone che fa uscire l'acqua dalla roccia. Ok? Sì. E quindi non pensare che c'era questo veleno ha portato più persone, quindi pensate se le persone fossero ben organizzate come eravamo noi nel Mobius, che ha raggiunto un apice di risultati e poi più di quello non potevano andare avanti, insomma, no? Con l'altro che Mobius esiste Ecco, ancora. parliamo di Mobius anche che magari i nostri amici Quindi non non so se è conoscono. stato chiaro, ossia il concetto è che abituandosi a fare quella respirazione che aumenti le tue potenzialità di percezione e trasmissione, anche quella 5-5, trovando un equilibrio sulle tue energie, vivendo il negativo ma cercando di superarlo e quindi di non ripeterlo sempre. Lui mi ha detto, lui mi ha fatto, no, 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 fermati, perché se no più pensi così, più blocchi la tua acqua e diventa palude. Ok? Quindi Certo. deve fluire, deve avere dei sistemi, abbraccia gli alberi, canta, balla, fa quello che vuoi. Prega se rispetta quello che credi senza dipendere, ma come fatto d'unione, ok? Cerca di muoverti perché più sei giù, più ti blocchi anche fisicamente, no? Insomma, ci sono varie cose e queste cose hanno portato a vedere che tutti quelli che hanno fatto parte del Mobius, no? Spontaneamente facevano questo già nella loro vita privata. E tu guarda Anthony Hopkins, ossia che suona il pianoforte, fa quello, supera tutto, e altri. E anche io sono andato lì, sai, come italiano, quindi dice questo che vuole qui. Eri l'unico italiano, il Mobius, scusa. Sì. Ero l'unico italiano all'interno del gruppo e Dicevo aveva fondato il Mobius. prima, ecco, spiega come è nato il Mobius, Nasce chi è anni che l'ha fa fondato? con dei personaggi come Stefan Schwartz, che lì c'è, insomma, aveva fatto parte di del National Geographic, ha lavorato con le balene, insomma, era uno molto Sì. preparato, e Brando Crespi, che era un uomo che creava situazioni, quello e quell'altro, e nasce in America per appunto riunire persone che erano intuitive, che cercavano di aiutare gli altri, un po' particolari, riunirle per sottoporle dei test. Tieni presente che i primi test sono stati fatti in mare, a Santa Catilina, per trovare un relitto, e le persone chiamate sensitive qui da noi, lì lo chiamano psychic, comunque, hanno indicato il punto e sono scesi con le battisfere
E c'erano scienziati che avevano trovato i sommergibili atomici che si erano affondati. Stiamo parlando di grandi nomi, non gente presa all'improvviso. Il MIT, il Massachusetts Institute, insomma, tutte università di questo tipo. Da quel momento in poi, Santa Catalina, questo esperimento, hanno continuato a chiamare e radunare persone che avevano manifestato un intuito particolare. E io sono andato lì, lo sai perché, no? Avevo previsto un attentato a Reagan, dove, Sì. Ah, come, quando, ma perché? racconta di come tu appunto sei arrivato a Allora, questo. quando io ho voluto capire meglio le mie cose, è chiaro che mi sono rivolto a chi faceva in Italia parapsicologia, cose del genere. Quindi Emilio Servaddio, e ci sono la testimonianza, Cassoli, Piero Cassoli, Massimo Inardi, Nardi, tutte persone. Massimo Inardi è un uomo veramente particolare che Sì. veniva a Roma, che c'era la madre, abbiamo fatto delle cose insieme. Però tutte cose molto belle, molto carine, ma mi mancava qualcosa, ossia mi mancava il laboratorio, mi mancava non solo persone motivate come loro, intendiamoci, Servaddio un grande, era il presidente dei psicanalisti freudiani Certo. e noi ci si radunava all'Università di Roma a statistica, facciamo le conferenze, insomma, no? Ma io dico, devo andare fuori, devo andare. E tenete presente che quando voi avete una motivazione e volete realizzare qualcosa, ve la dovete dire, ma poi ve la dovete dimenticare, perché se la ripetete, voglio questo, voglio quello, ritardate il fatto che arriva. Allora io ho saputo questo, dico no, devo andare all'estero, devo capire, devo fare. Avevo i contatti con questo Brando Crespi, italo-americano, Schwartz, particolare e altri personaggi che avevano fondato il Mobius, e faccio un sogno lucido, il sogno lucido che tu sai che stai sognando. Mi trovo dentro a una struttura, sembrava un albergo, non lo so, ma vedevo nell'ascensore lo stemma americano, è un personaggio. Poi a stacco in questo sogno, che poi quando i sogni hanno una possibile realtà, sono ripetitivi, li fai più di una volta, perché la parte profonda è che cerca di stimolarti, insomma. Poi vedevo questo in ascensore, poi vedevo il giardino e uno nascosto, armato, dietro una siepe. Poi vedo uscire questo personaggio, e aveva una persona vicino, questo prende e spara, ferisce questa persona che sta vicino a questo personaggio che io avevo identificato come il presidente americano. Quindi, parlando poi con loro, dico: Ma guardate, tu sei arrivato a identificarlo come presidente americano? Ah sì, perché loro non sapevi ancora dove, però. no, no, no. Allora, io non sapevo il luogo. Allora dico appunto a questo gruppo che era collegato con le grandi sfere, no, americane di vario tipo, dalla NASA, Pentagono, roba del genere. Perché tutti chiedevano dei test, no? A Sì. questo gruppo. Allora mi dicono: ma l'attentato ce lo aspettiamo sempre, ma mi sai dire dove e quando? Io dico: accidenti. Il dove, in base alle emozioni, avevo capito, più sentivo emozione nel vedere questo, più il giorno era vicino al sogno, all'ultimo sogno. Sì. Allora dico distinto, dicendo poi come a me stesso: ma forse ho sbagliato, no? Dico 11 giorni. Così. Dice: vabbè, ma dove? Boh, non lo so, non lo so. Aspettate, fatemi pensare. Scendo al giornalaio, prendo il giornale, quello solito che compravo io a quei tempi, e vedo una notizia, Cronaca di Roma, di un commerciante cinese con i soldi molto particolare che si era buttato da un piano dell'Hilton, l'Hilton di Roma. E mentre mi ripeto Hilton, che dovevo trasmetto agli americani, vedo le colonne del palazzone lì di Washington. Al che gli dico: 11 giorni, Hilton, Washington. Dopo 11 giorni,
È successo. Quindi Alberto Michelini, giornalista, Emilia Fede, Come no? mi fanno un servizio su, no, la televisione nazionale e dopo 9 giorni io stavo in America col timbro permanente sul passaporto e da lì ho avuto un'apertura, una conoscenza, ho visto gli esperimenti che facevano e ho capito tutto quello che si poteva fare anche qui da noi e che non veniva Ne fatto. veniva fatto però. Capito? Molto importante. Appunto. Ecco qua, questo è tutto. E poi nella mia vita, attraverso sogni ripetitivi di un guerriero templare che saliva, andava in una chiesa nella roccia, quello e quell'altro, anche questo è tutto lessito. O cose medievali, o cose egizie, insomma, non pensandoci più, magari andando a funghi, no? Non pensando più alla cosa che ho visto etrusca, quello, quella, poi la trovavo per come l'avevo sognata. Ma questo non è perché io sono un Superman, è perché non mi sono fermato alle spiegazioni, anche da persone molto, molto importanti, per esempio. Una persona di cui non si parla qui, da noi, che studiò molto gli animali, era un ex ufficiale anche lui, Leo Talamonte, che studiò tutta la comunicazione per gli animali. Io ho lavorato molto con gli animali, sia in acqua, fino al triangolo delle Bermude, ok? Sia animali nelle foreste, eccetera. E c'è con la visualizzazione, nel guardarli, nel trasmettere delle tue memorie positive come immagini, non come parole, no? Loro diventano calmi, si avvicinano, non ti vedono come un nemico. Beh, anche perché comunque noi emaniamo Certo, onde e quindi dipende da come vibriamo, ecco. assolutamente sì, Sì, assolutamente. dipende da come noi vibriamo. Ma senti, tutto questo aspetto molto importante, no? E tu hai detto non la parola, no? Ma l'immaginazione, perché la parola blocca, ecco. Blocca perché ha una Perché? spiegazione dualistica. Esatto, perché subentra la parte cognitiva. Sì, hai Esatto, capito? certo. Bianco, nero, buono e cattivo, insomma, se tu gli dici Mentre invece questo. con l'immagine siamo con l'altro emisfero, con Certo, quello destro. Esatto. con le immagini superi la corteccia, la Sì, supercorteccia, sì, 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 entri sì. E nelle parti più profonde. sei nella corteccia prefrontale, certo, sì. È Certo. lei che rappresenta le immagini, sì, è Chiaro. la corteccia Dico prefrontale. attenzione perché io ho trovato delle persone che dicevano che no, no, la logica no, no, il punto di partenza è il primo gradino, ma vai oltre, non ti fare ingabbiare solo Sì. da quello, perché Sì, il superamento, ecco. insomma, buono e cattivo lo dice la parte profonda, dici che muori quando quella non sa manco che vuol dire il nostro termine. E quella è tutta energia, tutte frequenze, cambia Sì, di sì. frequenza, Senti, ha ma altro linguaggio. sì. E non voglio definire con le parole, magari non ci sono ancora le parole, però il contatto avviene con la mia parte profonda se abituiamo le persone a visualizzare, a vedere, ricreare le forme. Noi inizialmente facciamo il disegno. E non a caso la cosa più importante che è uscita fuori è la visione a distanza. Distanza significa sia geografica, sia nel tempo. Temporale, certo. Tant'è vero che si sono fatti ritrovamenti importanti con gruppi di persone simili alle nostre in varie parti del mondo, perché per esempio in Russia abbiamo scoperto che c'erano delle scuole per le persone così per farle diventare più efficaci rispetto a superare la logica e avere poi dei risultati in Siberia, perché si è visto che lavorando con le temperature basse la trasmissione interna delle onde non si perde energia e ci sono più risultati. E questo è come certi guru, no? Certi maestri È che interessante questo, pensa alle batterie che se le lasci al sole si scaricano.
Certo, La stessa cosa, no? ma non puoi capire la nostra reale potenzialità. Io ti dico, nelle cose a distanza che facciamo, tu guarda lì nel sito, torniamo nel sito, abbiamo descritto dove c'erano delle cose, dove era caduto un aereo con delle bombe atomiche in Africa. Che si era perso come contatto, insomma, certo che quello che c'è da dire è che uno vorrebbe avere molti più risultati, vorrebbe. No, non è così, non bisogna pensare ad avere dei risultati, bisogna pensare che più tu vai avanti, Usare più cresci di potenziale. consapevolezza e quindi di coscienza, perché fra me e il bambino che sta nascendo al Polo Sud, cioè non c'è il nulla. Ok? Sì, Umberto, prima di addentrarci nel discorso della coscienza globale, come il titolo che abbiamo dato a questo nostro salotto, vorrei farti questa domanda. Tu cosa ne pensi dell'aspetto, cioè dell'importanza, della valenza, dell'intenzionalità? Quindi Sì. dell'intenzionalità, quindi se è Allora. quello l'elemento che mantiene, ecco, Sì. l'onda, ecco, è Sì. questo che vorrei capire. Sì. L'intenzionalità per crescere, per unire, non per sentirti in qualcuno, in qualcosa, Sì, non per il delirio dell'ego, hai un certo, no? carisma, poi sottometti altri più deboli, no. Ma è determinante l'intenzionalità, ma deve essere per unire. Ecco la mente. Tant'è vero che la gente non sa che c'è la mente locale e la mente non locale. E la mente non Bravo. locale non ha confini di tempo e di spazio, non perde energia, mentre la mente locale sì. Allora, noi abbiamo questo grande tesoro. È chiaro, l'intenzionalità è proprio una delle cose prime da vedere. Io ho avuto gente nel passato che ho preparato, che poi si sono isolati, si sono messi per conto proprio e hanno delirato. Uno addirittura, dopo che ha avuto delle guarigioni, precognizioni, dice: ah, mi ricordo che quando sono nato c'erano i re magi. Ammazza. L'ego, il voler sottomettere le persone che cercano un qualcosa, vogliono un riferimento, ma sono abituati a dipendere. Quindi, se tu sei forte, dici delle cose anche non vere, c'è chi per una Ti serie crede? di ti crede. Certo, Guarda quello che certo, certo. sta succedendo in questi periodi, in questi anni. Allora, l'intenzionalità è questa: l'intenzionalità è la spinta, è capire che se io sono qui, al di là di tutte le teorie. Il mio diritto dovere è conoscermi, ma conoscermi al di là di quello che è stato manipolato o viene manipolato. La logica. Questo Certo, sì, beh. questo no. Sì, ma Invece, comunque conoscersi nel proprio potenziale. certo, ma che abbiamo tutti, non soltanto quelli che cadono Sì. e la madre cade e nasce prematuro. Tra l'altro ero pieno di peli, mio padre. Ma ha scambiato per una scimmia, insomma, no? C'ho una vertebra in più, evidentemente mi sono gemellato con qualche altro ovulo, qualche altra cosa, ci sono spiegazioni scientifiche. Però al di là di questo, io ho visto che persone con intenzioni vere per unire se stessi, e nel momento che unisci te stesso, controlli l'ego, vibri in un certo modo e ti vengono incontro spontaneamente altre persone. Altre persone che vogliono capire, tue alleate naturali, ma sai quanti ce ne abbiamo di alleati naturali che è difficile calcolarli, insomma, no? Però stiamo parlando di migliaia, insomma, gli americani come al solito dicono, ma ognuno di noi è collegato con 108.000 persone. Vabbè, la prima persona che vibra, che cresce di consapevolezza, di coscienza, con la giusta intenzionalità, manda il segnale agli altri. È importante. Certo che con gli esperimenti in America sono rimasto sorpreso quando mettendoti delle tecnologie, no?
Caschi, sì. Ti dicono collegati ai computer, scrivi, disegna quello che vuoi, 28 minuti, poi il computer c'era tutto quello che avevo pensato e scritto. E quando poi ho detto, vabbè, un momento, fatemi capire. Sì. Allora dice, ecco, questo è importante per chi ci ascolta, ma scusate, no? Shower, tutto bello in inglese, ma qui c'è l'osso, tradotto in italiano, dico sì, sotto c'è attività bioelettrica, no? Tutte quelle cose, no? E dico sì. E allora non capite che qua sopra ci sono campi magnetici, li abbiamo misurati tutti, quindi sappiamo quello che... E hanno captato, certo, certo. Allora, usiamo queste cose per il positivo. Se io... è sempre il solito problema, come uno le usa. Certo, cose. Ma se io mando campi magnetici e sono abituato a unire, a non vedere un nemico, in, no, in chi incontro, cose del genere, è chiaro che questo campo, no, che io emetto avrà una frequenza diversa. Chiaro? Certo. A me una cosa che mi ha colpito, che i robot che ti percepiscono di, no, di molto avanzati, se sentono che tu sei una persona positiva di qua di là, si bloccano, si commuovono, nel senso che ti vogliono abbracciare. E questa cosa, guarda, non viene diffusa, perché poi uno può pensare, ma allora siamo dei robot pure noi? Io non so quello che siamo, so che lo scoprire quello che abbiamo realmente è un viaggio senza fine, ed è un viaggio che ti aiuta e non sei più tu che cerchi le cose, ma sono le cose che ti vengono incontro. È così i personaggi, come ho conosciuto la Maciotti, Minette, una grande vera ricercatrice, no? Che mi ha studiato per 3 anni. Ne parlavamo ieri sera con Mara Macri. Certo, ma una onesta che ha visto, ha toccato con mano, con lei. Ha visto tutte le lettere che mi avevano scritto e come io ho cercato di rispondere. Perché me l'altro è parte di me, qualsiasi esso sia. Non so se sono stato chiaro. È un aspetto, sì, è stato chiarissimo. Soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'intenzionalità, che io considero l'intenzionalità un po' come il, come dire, la benzina, il carburante della macchina della creazione, no? Sì, sì. È lei che ti, è lei, no? Che ti dà la forza, no? Quando tu dici io mando, certo, no? Certo. Mando, ecco, no? Questo segnale. Cioè, rimane sempre questo aspetto, giusto quello che tu dici, è un viaggio infinito, un bellissimo viaggio, no? Cioè conoscere e avere una coscienza di quello che noi siamo, ecco. E rimane una consapevolezza. Consapevolezza, esatto. Rimane poi questo aspetto invece dove entra in campo l'utilizzo del libero arbitrio dell'uomo. Ecco, certo. Allora lì allora riemergono di nuovo tutti i presupposti che tu dicevi all'inizio, cioè quanti condizionamenti abbiamo, quali sono, no? Certo. I nostri vissuti, tutta questa cosa qua. Ecco. E in questo... Scusa. Dovremmo davvero tutti muoverci con questo intento comune, no? Come abbiamo voluto. Sì, ma viene trasmesso in base a come tu raggiungi delle cose. Per esempio, perché non ci consideriamo vivi 24 ore al giorno, anche quando dormiamo? Perché non ci hanno aiutato a capire questo? A capire, sì, il sogno, come ha fatto Aristotele e poi un po' di secoli fa, come hanno fatto tante altre persone, che tu attraverso il sogno puoi arrivare ad avere delle risposte rispetto a qualcosa che ti serve per crescere. Pilotare i sogni, no? Anche lì è tutto scritto. Ma pilotare i sogni non perché voglio che quella persona mi chiama, mi telefona e ci vada a cena, ma proprio per conoscermi, proprio per autodifendermi dai veleni,
della mia logica e di un sistema. Molto, 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 oggi più che nel passato, c'è molto da difendersi dal sistema, ecco, perché questo sì, è l'elemento che cioè, è molto presente, ecco, adesso. Io vedo, insomma, per le persone c'è proprio questa cappa, guarda, no? Guarda, c'è una violenza incredibile, tante cose che non succedono. Io vivo qui, che c'è una strada che porta all'Eur, dove in base agli incidenti, quello e quell'altro, la velocità alla parte centrale è 50 km orari, il laterale è 30. Insomma, passano da una zona che c'è la telecamera che controlla, da lì non ce ne sono più telecamere, quindi da prima di Piazza Navigatori alla Laurentina non ci sono telecamere, e quindi 130, 140 incidenti, quel moto incredibile, quella. Eccolo là, chi è il nostro controllore? La nostra telecamera interna. L'intenzione, la consapevolezza di dire: io non posso essere un voto a perdere, non posso stare qui solo per mangiare e tutto il resto, senza attivare una maggiore conoscenza di chi veramente c'è in me, di cosa c'è in me. E su questo ti dico, senza barriere proprio, senza confini, perché io ho avuto 1000 proposte, ma io non mi leggo con persone che stanno in una setta legata al denaro per il denaro, oppure credono in qualcosa che si sentono eletti e non si collegano con gli altri. Sì. Umberto, questo discorso della coscienza globale, oggi, è questo. Oggi, ecco. Cioè, questa dobbiamo è la coscienza. Insistere, dobbiamo un po' insistere, no, su questa cosa. Assolutamente, dobbiamo insistere assolutamente. Guardate quello che stanno facendo in giro per il mondo, l'Amazzonia, quello e quell'altro, insomma, non bisogna essere dei colonizzatori, no? Tu vai a vedere nelle Americhe dei portoghesi, certo, di nativi l'hanno fatti fuori più di 400 milioni. Portiamo la civiltà. No, tu porti il consumo, non porti la consapevolezza, non porti l'unire, non porti il rispetto per la vita. Tornando al discorso di Brando Crespi, ti ricordi, no? Che all'inizio Sì. lui ha fatto parte di Pro Natura. Pro Natura Me la ricordo. è una struttura che ha agito nel Gabon e in altre foreste per aiutare i nativi, perché andavano gli scienziati, prendevano le biodiversità, no? E si sono accorti che dai 30 metri in su ci sono delle biodiversità molto importanti, però se tu sali sull'albero e gli fai male, no? Queste biodiversità non le trovi. Allora loro andavano con delle piattaforme, con il dirigibile, sopra gli alberi, e trovavano le biodiversità. Ecco come anche l'albero, che ha la linfa che blocca se c'è paura, se Certo. c'è pressa, è un essere vivente. È un essere vivente, bravo. È un essere vivente che aspetta, aspetta noi, come tutto quello che abbiamo intorno, il mito del paradiso terrestre. Noi abbiamo lavorato per anni, c'avevo un funzionario dell'ortobotanico sulle piante. In America addirittura ho assistito all'identikit di un assassino, e c'era il vetro. E da quest'altra parte c'erano le piante collegate con degli apparecchi che misuravano la linfa e davano il segnale se si muovevano o no. Queste piante erano nella stanza dove era stata uccisa una persona. Ok? Quando è venuto l'assassino, il presunto assassino, le piante si sono incollassate, hanno bloccato la linfa. Allora hanno fatto indagini successive, perché non potevano accusarlo solo per questo, per la pianta, hanno scoperto che era lui. Bellissimo.
E quindi tutto quello che abbiamo intorno sta lì, ma non a caso, non per essere distrutto, ma ogni forma vivente ha una sua frequenza. Allora noi aumentiamo le nostre, nel senso di quello che ci siamo detto fino adesso. E allora vedrai che l'unione, il comprendere, il non isolarsi, perché adesso molti stanno isolando, facciamola comune, no? Contro qui, contro lì. C'è gente sana, c'è gente che subito pensa al leader, qui, quello e quell'altro. No, uniamoci, ma uniamoci crescendo, come stiamo dicendo, come state facendo, e quindi la nostra vibrazione, peggio di un virus, agirà su altre persone. Certo, dobbiamo fare questo lavoro, caro Umberto. Sì. Sì. Mi è venuta in mente una cosa prima, adesso leggevo un commento dei nostri amici che si rifacevano per quanto riguarda l'acqua, no? L'esperimento che voi avete fatto con l'acqua. Tra l'altro mi ha fatto pensare, noi siamo un pianeta, il nostro corpo è un pianeta, no? Giustamente, essendo fatti 70-80% come lo è. Il pianeta Terra, no? Di acqua, è bellissima, no? Questa cosa. E una nostra amica scriveva anche Masaru Emoto, no? Faceva. Sì, tu mi dicevi una cosa su Masaru, mi avevi detto una nostra conversazione privata, no? E sugli esperimenti che faceva Masaru, che c'erano anche degli altri riscontri che non sono forse stati, come dire, palesati, ecco, nei suoi lavori, Sì, ma il quelli discorso. dell'acqua e del. Sì, ma la cosa interessante è come per dire appunto quando la gente è motivata come agisce poi l'energia, no? La cosa importante è che gli scienziati all'inizio dicevano: noi alle 11 faremo l'esperimento, non ve lo diremo all'ultimo se dobbiamo stringere come modificare il DNA, all'ultimo, secondo loro, all'ultimo. Dalla mattina. O subito la sera stessa che ci hanno detto, la modifica già avveniva, perché Perché per tutti la mente quanti erano già lì. non c'è l'orario. Io ho fatto un esperimento con una famosissima università americana che c'è un bunker sotterraneo che cattura certe particelle, tra l'altro bisognerebbe parlare anche di tutte le informazioni che ci arrivano dallo spazio, neutrini, neutroni, quelli, insomma. Ci sono tante informazioni che ci arrivano e infatti gli astronauti molte volte vengono attraversati e poi diventano un po' particolari. E io Sì, ho infatti. avuto uno scienziato che analizzava proprio gli astronauti, insomma, gli mettevano delle cose nel sangue per proteggerli, per quello e per quell'altro, poi li levavano. Quindi sono stato informato anche di informazioni o cose che al di là dell'attrazione gravitazionale. Hai avuto le informazioni anche per quanto riguarda le presenze aliene, sicuramente, no? Ma quelle se dico, ma quelle. Tutti hanno, dice, viaggiato, accompagnati, Guarda, scortati, ma figurati con tutti. l'esperienza che ho avuto, guarda, alle persone che ci ascoltano, andate nel sito, andate a vedere Contact. Noi abbiamo mandato nello spazio, no? Fuori del sistema solare, tutto lo schema del nostro DNA. Tempo fa, su un prato che sta intorno ad un centro famoso di comunicazione per lo spazio, quello e quell'altro, sono comparse improvvisamente, non un vecchietto che va lì col bastone, quella è un'altra cosa buffa. Il DNA di esseri altri con la struttura piccola. E questi sono fatti, non sono chiacchiere deliranti. Quindi esseri altri, certo che ci sono, ma stanno su frequenze diverse. Io ho visto i resoconti di certi piloti dell'aviazione che in certe esercitazioni si sono trovati di fronte a cose un po' particolari. E quindi, che dire, non siamo solo soli noi. E gli altri se, chiaramente sono più evoluti, altrimenti
non saremo più qui noi, insomma, nel senso, molti parlano di esseri cattivi, negativi, no, no, no. Sono persone, sono esseri che non li vediamo perché stanno su certe frequenze, insomma. Però c'è chi li ha visti, c'è chi ne è rimasto turbato, c'è chi è andato avanti. E io ho avuto una storia molto buffa su queste cose perché c'è stato un periodo che sognavo di essere un musicista di Spinetta e allora gli amici musicisti che avevo loro come Severino Gazzelloni, come Michelini e altri Benissimo. mi hanno detto ma metti ste note sul pentagramma, no? Così come ti vengono spontaneamente, come le ricordi, perché è una memoria. Beh, io l'ho messe ed è uscito musica per Spinetta. E hanno fatto, a quei tempi, avevano fatto un 33 giri, eccetera. Che è successo? È successo che amici comuni che seguivano Hynek, incontri alle vicinanze del terzo tipo che hanno fatto il film. Lui in quella per richiamare gli extraterrestri aveva messo un suono, no? Che Sì. era simile a uno di quelli che avevo visto io, sognato io 6, 7, 8 anni prima, più o meno. Quindi alla prima di incontri alle vicinanze del terzo tipo eravamo io e Hynek sotto braccio. Lui col mio disco, io sul Blue Book, sui suoi studi, ed è stata una cosa molto interessante. A parte che mi sono capitati anche dei documenti con l'analisi di esseri, ma comunque il concetto base è che non siamo soli né dentro di noi, no? 5.000 miliardi di cellule, né al di fuori Eccomi, di noi. e neanche nel nostro universo. Certo. Ma ci scrivono anche il DNA riportato nei cerchi nel grano, anche ci sta scrivendo. Sì, cerchi del grano, io anni fa ebbi un filmato che diedi a Maurizio Costanzo Sì. di un ricercatore francese che ha messo le telecamere fisse e era l'inizio dell'alba, si vedono due lobi che passano sul terreno velocemente e subito dopo c'erano queste forme. E tanto, anche se non dovrei dirlo, ma anni fa, qui a Roma, alla Basilica delle Tre Fontane, che dietro c'è tutta una coltivazione, eccetera, un custode mi chiamò attraverso amici perché erano comparsi dei cerchi di grano lì. Io sono andato lì, c'erano carabinieri, polizia, un elicottero che girava, insomma, non ci hanno fatto entrare nessuno. Allora, senza parlare in un modo deviante, che chissà chi sono, che fanno, che non fanno. È chiaro che c'è vita, è chiaro che questa vita è a vari livelli. Pensate solo, questo andate sul programma della NASA, quello e quell'altro, guardate quanti mondi, quanti pianeti hanno trovato simile al nostro, con la stessa distanza da una stella, da un sole. Stiamo parlando, loro dicono 72. Amici della NASA mi hanno detto 500. Il concetto è che ci sono più pianeti con forme di vita in evoluzione che ancora non sappiamo, o se lo sanno non ce lo dicono, e quindi tutto è vita, tutto è forma, tutto è energia in cerca di un qualcosa. E la cosa più importante è l'unire. A me anni fa uno studio che mi colpì molto, degli astrofisici russi, fra l'altro, sono Loro le sono stelle. molto avanti, vero Umberto? Accidenti, sono molto avanti. Io anni fa mi avevano pure chiesto se andavo a lavorare lì, ma sono molto avanti. Beh, ma Molto le avanti. stelle doppie, dico ai nostri amici e amiche, le stelle doppie sono fantastiche, ossia tu, se non sei in città, vedi il cielo con le stelle.
tu guardi a un certo punto una stella o una luce che vibra, e la stella non c'è più, quella è l'ultima luce che ha mandato prima di esplodere. Dopo poco, se tu guardi in senso opposto, tu vedi un'altra luce che segue il ritmo di questa, entrano in sintonia. Stelle doppie, ossia stelle esplose da chissà quanti milioni di anni o quello che è, la luce continua e poi a livello proprio parallelo e opposto cercano la stessa sintonia. E quando gli scienziati mi hanno fatto capire, quando ero giovane, che anche la comunicazione nostra interna è fatta di fotoni, di lampi di luce, e Giuseppe Genovesi, il famoso, no, plurilaureato e ricercatore, certo. Aveva visto che facendo una foto a una persona o facendo una foto a cellule tumorali e ai topini, no, che avevano il tumore, mandando su di loro, sulle foto, delle luci, da capire bene l'intensità, la frequenza, mirate sulla foto, guarivano. Perché quando tu fai una foto, catturi i fotoni, comunque la fai, o con la pellicola o elettronica, catturi i fotoni, e i fotoni rimangono collegati con il corpo. E quindi a me questa cosa, che l'ho vista sperimentata, ed è vero, e lui lo dichiara nel filmato, Giuseppe Genovesi, del sito. Quindi l'utilizzo cosa... delle fotografie? Ma aperto... Le persone che fanno, che curano... guardando le fotografie stabiliscono un contatto con il corpo. Anche il gruppo nostro dell'intento terapeutico, sì. Amatoris Lucis, cerca di fare anche questo. Ma comprendi che la luce, da sempre si parla di luce, si parla di tutti questi elementi qui, ma vedere poi proprio il laboratorio, che ci sono delle cose importanti che dovrebbero essere divulgate. Però il fatto, Umberto, il fatto che l'energia viaggia più veloce della luce, no? Questo è quello che è stato scoperto. Sì. Quindi il campo, l'onda, va più veloce della luce. Questo è quello che anni fa mi ricordo, quando fuori questo. Ma la velocità più importante che abbiamo è il pensiero. Il pensiero è energia, ecco, stiamo ritornando sempre lì. Io ho tutti quei articoli, tutti i lavori di scienziati che parlano proprio di questo. E anche quello che abbiamo visto con gli aborigeni che comunicano a distanza. Perché noi siamo stati in luoghi senza armi, senza telefonini, senza niente. Ci serviva qualcosa, l'aborigeno dice cosa serve col traduttore, no? Da dove? Noi diciamo, beh, questo, vediamo il contatto, si mettevano lì, no. Fra l'altro suoni sempre tirando dietro la testa, perché un conto che parli così, un conto, tieni qui le mani, se vai dietro, fai, senti le vibrazioni. Una vibrazione della cassa, certo. Sì, ma non è so. Onda, è un'onda diversa. È bella. Certo. Insomma, risultato, vorremmo questo, quell'altro. Dice, ricevuto, domani arrivano. Il giorno dopo arrivava l'aereo che buttava giù la roba che ci serviva. E dai, su, mannaggia. Oggi dai, questo è fantastico, sì, questo veramente. Noi dovremmo essere innamorati di questa cosa, della ricerca, del nostro potenziale. Assolutamente, perché altrimenti diamo spazio ai chip. Tu lo sai che ci sono dei chip che ti rimettono, sai, tutta la matematica del mondo. Hanno fatto dei chip che metti qui, spingi e compare la Gioconda. Allora io mi prendo la laurea con 5 chip. E beh, ma sai, questo fa parte del transumanesimo, della trasformazione della razza umana. Sì, però quando io continuo a fare le mie battaglie e ricordo sempre a tutti, dobbiamo salvare la nostra umanitudine. Dobbiamo, ecco.
di trovare le nostre reali potenzialità, sì, che non ci hanno aiutato a scoprirle. Pensa che mi hanno fatto notare che nel mondo antico, sui frontoni del Tempio di Apollo, c'era scritto: conosci te stesso e scoprirai i segreti dell'universo. Quella frase ultima, la parte ultima, è stata censurata, è rimasto solo conosci te stesso. Certo. Hanno capito subito che qualcuno che dovevano attirare le persone, ma non portarle. Ma difatti io sono profondamente convinta di questa cosa, cioè che noi siamo un universo, il nostro corpo è un universo. È una parte inscindibile. Io penso profondamente, e cioè credo profondamente in questo, perché così come dentro di noi c'è tutto ciò che c'è sul pianeta Terra, come dicevamo prima, noi siamo Terra, no? Noi siamo Terra, siamo fatti di acqua, di minerali, no? Di tutto ciò che c'è, ecco, sul pianeta Terra. E secondo me è anche questa visione, è una visione davvero di unione, cioè dove non c'è l'arroganza dell'uomo che sta sulla Terra, vive sul pianeta e può permettersi anche di avere delle arroganze, no? Nei confronti delle varie specie. Questo sono d'accordo. Un nostro ascoltatore ha scritto: ma perché non ci parla di questo bel rapporto che ha con il suo gatto, quindi sulle tue ricerche con gli animali, sugli animali. Con il mio gatto, uno in particolare, anche io ho cominciato ad avere animali quando ero piccolo, durante la guerra, un coniglio, cioè. E c'era sempre un bello scambio, non lo vedevo come un animale. Con Momo, un gatto particolare, che ho raccolto sotto casa, c'era una zappetta rotta di qua di là, e la mascella, abbiamo veterinario, l'ho preso e l'ho messo, era inverno, vicino al termosifone, e il veterinario mi ha detto: beh, speriamo che beva, perché se beve, allora continua a vivere, quello e quell'altro. Insomma, sono stato lì 32 ore a seguire questo gatto, che poi ho chiamato Momo, e ha bevuto. Da quel momento in poi è stato un viaggio veramente di coscienza e conoscenza fra me e lui, perché dormivamo insieme, abbracciati, quello e quell'altro. E come fanno i gatti, quando avevo un dolore, una sofferenza qualsiasi, mi ci si metteva sopra. E poi hanno scoperto che il ronfare del gatto, quella frequenza che è stata ben misurata, quel grum grum che loro fanno, aiuta a sistemare possibili lesioni nell'arteria e nel cuore. Quindi, e poi per esempio i cani che in tutto il mondo ho visto, soprattutto appunto negli Stati America, Inghilterra, altri, Francia, cioè, prevedono l'attacco epilettico delle persone mezz'ora prima. Col fiuto sentono prima i tumori della pelle. Allora, cerchiamo di rispettarli e capirli. E con Momo è successo questo, e con lui ho fatto la visualizzazione. Ossia, mi ero accorto che guardava, chiudeva gli occhi, e io visualizzavo lui, lo guardavo, chiudevo gli occhi senza dire gatto, Momo, ma lo ricostruivo. E una volta, quando sono riuscito a tenere questa immagine, me lo ricorderò sempre, per circa 20 secondi, lui ha fatto un miagolio, mao, così, e mi è saltato addosso. Come per dire: oh, questo mi ha capito, c'è uno scambio. E ho visto che la visualizzazione con gli animali di qualsiasi specie crea un collegamento molto più profondo. È chiaro che gli animali vedono le frequenze, i colori, le vibrazioni, come stai, come non stai, se sei arrabbiato, se sei pericoloso o no, ma nello stesso tempo stanno lì che aspettano il nostro risveglio. E con Momo è successo questo, finché lui ha incominciato ad articolare dei suoni. Quando io entravo a casa faceva ciao, no, non era miau,
Ciao. cose e altre cose. Che è successo? È successo che questa cosa, quando io cercavo di aiutare le persone, lui si metteva sopra le persone, sono state delle cose molto belle. Io c'ho gente che ancora a distanza di 15-20 anni mi scrive, insomma, 15 anni. È successo che è venuto quel nostro amico famoso, Brando, e lui ha un po' l'R moscia quando parla, e mi è venuto a trovare e poi stava per uscire. Eravamo proprio davanti alla porta d'uscita della casa, eravamo io, Momo e lui. E allora vede Momo e fa: allora, tu sei Momo? Momo sente quel suono dell'aereo e mi guarda così, come dire: Umberto, allora, è Momo. E vedo Momo che stava lì a seguire questa cosa. Allora fa: Momo, Momo, ma come stai? Mi guarda il gatto, butta un po' dietro la testa, vedo che dico: Dio, adesso che sta succedendo? Vedo che si sforza e fa: Oh sì, così, tipo così, così. Però si è spaventato, dice: Umberto, questo è Umberto, questo ha detto così, così. E allora, no, ha capito il bene e il male, si è messo in mezzo. Dico: Vabbè, si è messo in mezzo, non è più tornato a casa mia. Siamo andati avanti anni. E poi, come tutti gli animaletti, quando vanno oltre l'invisibile, io l'ho portato a Capranica, no? In questo terreno, gli ho fatto la tombetta, quello che l'altro. E ultimamente sono andato lì e a distanza l'ho pensato, pure questo c'è il filmato, nel sito, su Momo. Momo. E non compare un arcobaleno dai miei piedi alla tomba di È Momo. bello. L'arcobaleno? Che poesia, bellissimo. No, è proprio, ho capito. Segnale. Cambia tutto, poi pensa che questo gattino, la prima volta io lavoravo qui, c'è un corridoio di 12 metri, lui stava giù a letto, l'ho pensato, c'aveva una stampante molto larga. Non so, lo sento, lo percepisco, faccio una foto sulla stampante, anche questo sarebbe tutto documentato, e non vedo l'ologramma, la struttura del gatto. Cioè, io pensavo a lui, lui stava per conto suo, non so quello che pensava, sento qualcosa, faccio la foto e lo vedo. Quindi Bellissimo. tutte le persone che amano gli animali, cercano uno scambio, quella che, vabbè, che ben vengano. Il concetto è capire che poi l'andare oltre la morte o quello che è qualcosa di ben diverso, e che non c'è mai un distacco totale né dalle persone né dagli animali. C'è una storia bella, che Sì. è una pena, questa tua storia è molto bella, ma qui ce n'è un'altra molto bella che ha scritto, però c'è scritto solo benessere come nome, e dice: vorrei solo poter raccontare brevemente Sì. che in un momento drammatico della mia vita stavo per ingerire del veleno e la mia gatta, a cui avevo salvato la vita, mi è saltata in grembo impedendomelo. Certo. Bellissima, Certo. bellissima questa storia. Sì, cioè, dobbiamo cominciare a capire la vera consapevolezza che non stanno qui a caso, ok? Tutti gli animali. E che c'è molto da dire e da fare. Io ti dico, sono stato in esperimenti in acqua con squali, barracuda, quello e quell'altro, certo non ferito, perché sennò ti mangiano È comunque. finita, esatto. Non stavo Entrano in sangue, a c'è niente da parlare fare. con te. Però a vedere un branco di barracuda che sembrano lucci, proprio Sì, che ti coda vedono. lunga. Sì, coda lunga, che poi ti passano intorno e non ti fanno nulla. Ma tanti Questi occhi. davanti alle Bahamas, nel mare delle. Insomma,
altre cose del genere, allora dice, va bene, giusto questo. E così, quando mi è successo nel Mindanao, nelle Filippine, e ci sono dei ribelli maoisti, quello e quell'altro, nella giungla, che andavamo a fare delle ricerche per l'Università di Friburgo, perché i giapponesi avevano lasciato nella Seconda Guerra Mondiale molti tesori nascosti nella foresta. Fummo bloccati da dei guerriglieri. Già c'era il capo con le mogli, con tutte cose, vestiti, tutte scarpe, stivali, che evidentemente avevo preso da qualcuno. Insomma, io scendo, noi scendiamo, c'era Elmar Gruber dell'Università di Friburgo, aveva degli stivali bellissimi, lui viveva a Vienna, insomma. E una delle mogli del capo guerriglieri indica le scarpe, ma voleva quelle scarpe che costavano tantissimo, per loro era come uno stipendio di 2 anni e mezzo, insomma. Al che io mi metto per scherzo a litigare con Brando, dicendo levati gli stivali, dagli gli stivali. Arrivo un ragazzino di 12 anni con un mitra, russo, K4, e me lo mette qui. Io tranquillo, poi ho avuto la paura dopo, tranquillo, ho preso il mitra, ho fatto, ah, buono! Si sono messi a ridere tutti, ci hanno mandato avanti e siamo andati nell'albergo di Davao dove dovevamo andare. E poi ti è venuta la scarica Quindi, non... d'adrenalina, e dopo ti è venuta la ma scarica prima... d'adrenalina. No, però la paura ti viene dopo, però lì per lì questa reazione che è stata data dagli esperimenti che ho fatto in America, perché in America mi hanno abbandonato nel quartiere dei cubani, quelli erano scappati da Cuba, e stavano lì con i mitra, no? Sulla porta, eccetera, e mi dicono ti veniamo a prendere stasera, mi ha dato un itinerario, se sei vivo hai superato l'esame, capito? È uguale, io non sono. Poi sono scuro, mi prendevano per uno dell'America Latina, insomma, no? Di pelle, sono abbastanza scuro. E io ho incontrato personaggi aggressivi che li vedevi a distanza, ho subito visualizzato cose positive, no? C'è un modo di guardare le persone, soprattutto se guardi questa parte qui, no? La persona recepisce a livello profondo di più perché è la prima parte che si sensibilizza quando nasciamo, per Conosciamo. fare, no? E allora mi hanno abituato a mandare delle forme positive. Questi li vedevi tu, uno 2 metri, tatuaggi, drogatone, cioè aggressivo, no? E poi sorride. E questo ti dico, non dico a voi fatelo subito, poi magari non funziona. Dico semplicemente se c'è metodo, c'è intenzione, c'è un minimo di lavoro costante con noi, succede anche questo. E Bello. siamo tutti vittime di un qualcosa, anche loro. Bene, caro Umberto, non vorrei approfittare, sei stato veramente molto generoso, grazie che ho visto un po' l'ora e insomma, ti ringrazio infinitamente, insomma, siamo stati per 1 ora e 45, Ma vai, ecco. andiamo avanti, sentiamoci con Mara, con tutte le Sì, persone. esatto, volevo dire ai nostri amici che quindi, cioè quest'estate andate a studiare un po' sul sito di Umberto, così a settembre, quando iniziamo con la LUCS, l'Università della Conoscenza, e avremo Umberto come docente, sarete anche già preparati, perché E faremo faremo. per E farlo. adesso noi durante l'estate ci facciamo il nostro programma, D'accordo. stabiliamo che cosa fare, come contenuti e tutto, e poi partiamo così a settembre con il nuovo anno accademico. Caro Umberto, veramente grazie, grazie di cuore perché sei stato. A tutti quanti, a chi ci ascolta, perché Sì. veramente è il momento del salto Bravo. dentro di noi. Dobbiamo Per unire unire. Dobbiamo unire e aiutare le persone
a crescere, evolversi, aprire la mente e andare oltre. Assolutamente. E noi qua stiamo e noi saremo felici di ritrovarti con noi a settembre. Mi raccomando, andate tutti quanti a fare i compiti delle vacanze. No, mi raccomando, i punti. I punti e la respirazione 5-5. Così, ok. La respirazione 5-5, va bene? Okay. Grazie infinite a te, caro Umberto. Grazie anche da parte di Enrico Valentini, oltre che tutti quanti i nostri amici. Grazie a tutti e andiamo avanti. Andiamo avanti tutti insieme.